Certo, non dico sarò breve perché poi chi comincia così non finisce più. Io vi ringrazio tutti, sono contento davvero di essere qui perché sono già venuto altre volte, perché sono amico del vostro sindaco, sono amico del cantante del gruppo, amico e collega del cantante del gruppo, sono il presidente dell'Ampi di Ro, quanto diceva prima il compagno che mi ha preceduto è tutto vero. L'Ampi non è un'associazione di ex combattenti, l'Ampi è quell'associazione che non solo si preoccupa di far rivivere la memoria, e mai come quest'anno che è il 70° dobbiamo occuparci di questo, ma è un'associazione che sta sul pezzo per quanto riguarda la libertà e per quanto riguarda l'antifascismo. Non possiamo dimenticare che oggi ci sono dei gruppi che si richiamano, ahimè, al fascismo e al nazismo, che stanno prendendo piede, una cosa sola, il 29 aprile a Milano, quindi solo 4 giorni dopo la festa della liberazione, la ricorrenza del 70° tra l'altro della liberazione, che come saprete sarà onorata anche dalla presenza del Presidente della Repubblica italiana, a Milano si ritroveranno i neonazisti e neofascisti di tutta Europa per commemorare la morte di un ragazzo avvenuta negli anni 70. Noi crediamo che questo sia inaccettabile da parte di una società civile, soprattutto della città di Milano, che, lo voglio ricordare, medaglia d'oro della Resistenza, e per questo motivo faremo un presidio in Piazza dei Mercanti a Milano contro appunto questa manifestazione. Io chiudo qua, vi invito, ne approfitto per invitarvi a Ro la sera del 25 aprile, perché come Ampi abbiamo organizzato una vera festa popolare con canti, una risottata gratuita ad offerta, diciamo così, e poi il 26 mattina con la biciclettata, che spero si possa fare perché il tempo, come dire, pare che non voglia il bello, e in quell'occasione daremo un riconoscimento, una pergamena, per carità, una cosa dignitosa ma molto, come dire, molto umile, ai familiari dei partigiani, e quei pochi partigiani che sono ancora in vita, sono 4, tra cui il presidente onorario dell'Ampi di Ro, che è un combattente della 106ª Brigata Garibaldi, che operava in questa zona, che si chiama Tonino Verde. Ecco, io ho finito, vi ringrazio tutti e buon ascolto.